Ho conosciuto Alessandra Pereira nell'occasione di un'intervista ad Alessandria su alcuni temi sociali. E come mai ha scelto di coinvolgerla in Progetto Donne Futuro? Ci siamo scelte reciprocamente. Da lì sono nati interessi comuni e Alessandra si è interessata al Progetto Donne Futuro. Uno dei pilastri di Progetto Donne Futuro è l'inclusione, l'onda rosa che coinvolge le persone che incontra. Fu l'avvocato Rossello a individuarmi come persona che poteva essere coinvolta e fui anch'io a chiedere di essere coinvolta, quindi direi che ci fu proprio un incontro a metà. È iniziata così la partecipazione di Alessandra Pereira al Progetto Donne Futuro dell'avvocato Cristina Rossello. Era il 2010 e Alessandra, che oggi è portavoce del presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, era una giornalista responsabile dei canali news di un'emittente locale piemontese. Non esito a dire che fu un incontro folgorante perché al di là della dialettica che si instaurò subito con l'avvocato Rossello, vedere tante donne così qualificate, così affermate, tutte insieme, parlare di temi che riguardavano le donne, riguardavano noi donne, ma anche il progresso della società, fu davvero molto importante per me. Ma io, quando le ho chiesto di occuparsi di alcune tematiche di progetto, avevo visto in lei delle caratteristiche particolarmente idonee. Innanzitutto è una donna calata perfettamente nei suoi tempi e quindi è una persona che ha una modernità e una contemporaneità per un settore che deve raccontare il presente ma proiettare anche il futuro conoscendo il passato, e mi sembra che queste tre caratteristiche Alessandra le assommi molto bene. Negli ultimi 7 anni Alessandra Pereira ha contribuito allo sviluppo di Progetto Donne Futuro, moderando gli appuntamenti di confronto dell'associazione e intervistando tante professioniste che eccellono nei settori dell'economia, della cultura e della scienza. Anche questo è uno dei pilastri di progetto, rendere le persone responsabili, affidare un pezzo di realizzazione di questa grande missione che si pone, fare in modo che ciascuna faccia la sua parte, responsabilizzandola e chiedendo l'impegno concreto, l'impegno profondo, l'impegno professionale che ciascuna può mettere. Partecipare a progetto non è semplicemente aderire a un'idea, è essere proattive e fare qualcosa, fare la propria parte. E poi c'è l'Osservatorio sull'imprenditoria femminile, ricerca pubblicata sulla rivista Profilo Donna e sul sito progettodonnefuturo.it, di cui Alessandra Pereira ha curato la sezione piemontese. L'imprenditoria femminile che cosa ha portato? Anzitutto movimenti di autoimprenditorialità, cioè donne che, trovandosi senza lavoro, hanno deciso di mettersi in proprio, oppure subentrando ai mariti, ai genitori, in imprese familiari e portando il proprio contributo, quindi prendendosi più responsabilità. Sappiamo che una dei cardini di Progetto Donne Futuro è quello del mentoring e del tutoraggio, ed è un po' come se Alessandra fosse la sua pupil, è così? Allora, Alessandra non ha bisogno di una madrina, perché ormai ha raggiunto una maturità. Dalla carriera di giornalista sul territorio ha poi sviluppato tutta una serie di professionalità complementari e in continuità, per arrivare appunto oggi a uno dei ruoli più di spicco nell'ambito della comunicazione istituzionale. Cristina Rossello è una persona a cui io voglio bene soprattutto, ed è una fonte di ispirazione, ed è una persona di cui ho tantissima stima, mi ha dato fiducia e mi ha dato mi ha insegnato questa modalità di pensiero, questo approccio diverso che mi ha ispirato tantissimo. Dal 2014 Alessandra Pereira è portavoce del presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, un ruolo istituzionale in cui si vedono ancora poche donne ai vertici, ma che lei stessa ha saputo valorizzare affermando la sua professionalità. Progetto Donne Futuro ti insegna a non mascherarti da uomo per andare avanti nella tua carriera professionale. Ti insegna a
tenere presente che ci sono delle difficoltà in più se sei donna, che comunque c'è un cammino che sta andando avanti dell'affermazione femminile e che tu devi avere questa consapevolezza, devi essere un tuo punto di forza anche essere donna, senza farti scoraggiare, senza farti mettere i piedi in testa, senza farti umiliare, leggiamo cose terribili, sapendo il tuo valore e sapendo che questo è un valore. Anche l'essere donna è un valore, è qualche cosa che deve essere portato nel tuo modo di lavorare, nel tuo saper lavorare, perché è in un certo senso anche un nostro vantaggio. E sono sicura che Alessandra continuerà in questo percorso rappresentando una delle leve più importanti di questo paese nel suo settore di appartenenza professionale.